of history. It was an age of empires. C'è un pazzo, c'è un folle tra voi ragazzi che mi dice Ho fatto una super mega partita, tutti insieme appassionatamente Ed eccole qua ragazzi, io appena ho visto i nomi in qualche modo mi sono un attimino eccitato Perché ragazzi avevamo già castato un loro torneo, ci eravamo davvero divertiti tanto Questa è una bella community, queste sono gente che vuole divertirvi Vi consiglio caldamente di andare nei server discord dove loro ne fanno parte Probabilmente metterò sotto dei link in descrizione parlerò per appunto queste partite sono belle perché sono tutte insieme sono appassionanti ok e nel torneo precedente ragazzi avevamo visto un 4 vs 4 questa partita è qualcosa di molto diverso sempre 8 player ma essenzialmente ci troviamo con solo un alleato vedete il nostro Andrea che è essenzialmente è il player che ragazzi mi ha detto Uè, Facci un bel podcast, attualmente è, allena, è alleato con Antonino27, un player che non credo di aver mai visto. Guardate poi che cosa è venuto fuori dalla mappa, ragazzi: un super mega Arabia, un'Arabia, ragazzi, ricca, densa di struzzi, struzzi. Con un centro, ragazzi, dove essenzialmente non c'è un cazzo di niente, un cazzo di niente, ma ci sono tante reliquie. Guardate, a coppie di reliquie, si sì, va. Fantastico, meraviglioso. E dentro, ragazzi, troviamo player che avevamo già visto, come Jason, avevamo già visto triste e, e triste, ragazzi. Guardateli. Uno è blu, uno è, è, è viola, l'innussidabile coppia che darà ancora sfoggio di incredibile potenza durante questo gameplay. Io spero vivamente di sì. Mi ricordo anche perfettamente di eh, Chiara, e... e basta. Non credo che Alex e Klim non, non, non me li ricordo. Perdonatemi, ragazzi se eh, vi, ho, vi ho perso. Ma essenzialmente, ragazzi, eh, volevo anche dirvi che in questa mappa partiamo con ben due centri, città, la mappa è enorme, la mappa è grande, 250, 225 se non mi errato di limite di popolazione con un unico grande dubbio ragazzi ci troviamo in una mappa spoglia, guardate pochi alberi, pochissimi alberi e guardate loro, non abbiamo una corsa all'oro, una parte centrale ricca, pregna, dove tutti dicono quello è il punto che devo avere, no, essenzialmente guardate vicino a un centro città ci sono Poche, ok, poche zone dove recuperare eh, materiale. Inoltre l'ipervicinanza, guardate, ad esempio c'è eh, Chiara che è, è l'azzurrino contro... Eh, il nostro Andrea sono molto vicini, ok? Quindi la strategia: quale può essere? Mi chiudo a guscio, ragazzi. Ma in una mappa come questa, essenzialmente, può arrivarci un attacco da destra sinistra e anche dall'alto e anche dal basso. E ragazzi, sappiamo già come va a finire in quelle situazioni. Non succederà nulla di buono allo stesso tempo, però, abbiamo gli alleati che ci sono tutti molto vicini. Infatti, Chiara e Jason, se non vado errato. Fatemi vedere un attimino la situazione. Sì, Chiara e Jason, vedete, sono essenzialmente alleati. Questo vuol dire che almeno una parte, ok? Del, del, del totale è essenzialmente. Diciamo, un po' più protetta. Come potremmo definirla detta in parole povere? Abbiamo il chapet parato, ragazzi. Il chapet parato. Chiara, che succede? Chiara. Volevi i pomodori dentro il centro città? Chiaretta? Chiarina? Beh, insomma, un momento di defianza, ragazzi. Nulla di più, nulla di meno. Andiamo a vedere magari il nostro amico Trieste. Sempre triste, ragazzi. Un grande saluto, anche lui mi manda molti eh, gameplay che voi apprezzate tantissimo. Si mette in gioco, vedete, mi, pia mi piacete. Perché volete mettervi in gioco? Vi piace la mia stupidità? Stupidità. Cioè, cambiate canale se vi piace la mia stupidità. Ma vi piace Edge, vi piace il brio, il fatto che ogni partita è diversa, il fatto che Alex sta trucidando struzzi come se non ci fossero. Guardate, non, non resta niente. La velocità con la quale va giù la carne di questo struzzo è imbarazzante. Ed essenzialmente vediamo che il nostro Alex e il nostro Climpton sono due player che essenzialmente se la stanno cavicchiando un pochetto meglio nel senso dei punteggi, ok? Ribandiamo sempre il fatto che i punteggi, amici, sono uh, un mix tra quello che riusciamo a tenere in società um, militare e, ed economia, ok? Ok, gli struzzi ragazzi vengono uccisi alla velocità della luce e si decompongono alla velocità della luce tutto per il benessere del nostro popolo. Popolo ragazzi che sta continuando a crescere. Quindi mettete un abitante da una parte e uno dall'altra e guardate con la velocità allucinante con la quale vanno su. Qual è la controindicazione di tutto questo? Beh, indubbiamente che rischiate di avere tanti abitanti del villaggio in pochissimo tempo. Infatti siamo nell'età feudale. Ok, no, scusate, in Dark Age. Scusate, scusate, siamo in Dark Age. E hanno già 32 abitanti del villaggio. 32 abitanti del villaggio, ragazzi. Sono tantissimi. In questo caso, stiamo vedendo. Uh, pancarlino, ok, c'è cioè, davvero tanta tanta roba. La priorità nella testa dei player è essenzialmente mi barrico, però ragazzi, come vi ho già detto, state molto attenti perché qui siamo tutti contro tutti, quindi essenzialmente ci sono quattro squadre e quindi potreste essere presi da ben due avversari contemporaneamente. Allo stesso tempo, se il nostro player alleato cade, noi non è che possiamo fare le grandi, eh, le grandi, le grandi meraviglie. Eh, i Dulcis, in fondo, ragazzi, difendersi si sì, va bene, ma se tutti si difendono con queste poche risorse che hanno a disposizione, ne hanno davvero poche, ragazzi. Guardate, tre giacimenti qua, tre giacimenti qua, tre giacimenti qua. E poco altro, cioè, per fare un esempio di quello che il nostro amico Jason ha a disposizione, ok? Non ne ha tanti. In realtà nelle partite 1v1 ne avete molto di più di oro. Per cui ecco, anche qui dal punto di vista dell'attacco, dal punto di vista di come utilizzerò le, le mie risorse, cosa posso fare e cosa no. Ragazzi, puntare a utilizzare tutte queste risorse per andare in Imperial Legge e creare dei super paladini, probabilmente non ci arriverete, o cioè ci arriverete molto. Uh, molto in linea, ok, utilizzerete quindi tutto loro, immaginate che solamente per arrivare all'età imperiale ce ne vogliono 200, per l'età dei castelli e papà, pa, pa, sì, uh, dopodiché vi servono 800 per l'età imperiale, quindi una di oro intera più un'altra parte di un altro di oro, ve la andate a mangiare. Se poi dobbiamo metterci tutte le evoluzioni che andiamo a fare con il fabbro: il fatto che magari dobbiamo fare i balestrieri, il fatto che vogliamo andare a fare i paladini, il fatto che ci Sono altre tech, ragazzi che richiedono indubbiamente il fattore oro. Io dico siamo corti, non ne abbiamo abbastanza. Ed ecco perché, secondo me, un fattore importante o almeno strategico in questo gameplay potrebbe essere: prendete quelle cazzo di reliquie. Essenzialmente gli abitanti, ehm, tutti, ok, hanno a disposizione delle reliquie molto vicine, ok? Qua siamo, stiamo vedendo, ad esempio, il Jason avrebbe queste due reliquie molto vicine. Abbiamo eh, Triste pancarlina che a queste molto vicine. Abbiamo Triste pancarlino che ha queste molto vicine. Il uh, Alex a queste. Insomma, ogni civiltà detta in parole povere potrebbe permettersi due reliquie di default. Amici, sono molto curioso di sapere chi lo farà, chi non lo farà, chi eh, in qualche modo si adeguerà. A questa strategia che io penso, io penso, possa essere molto interessante. Uh, andiamo un attimino più avanti, ragazzi, perché insomma, 13 minuti di gameplay, eh? poi io perdo la voce e poi non sappiamo più che cosa fare e cosa dire. Attenzione, abbiamo Clint che okay? indubbiamente si sta dimostrando un player estremamente abile ed eh, avaro di risorse. Si sta espandendo tanto. Scusate un po' di raffreddore. Uh, si sta espandendo tanto. E il suo player, il suo alleato che è Alex, essenzialmente non ho capito perché l'hai fatto qui. Va bene, ok. Sarei andato da qualche altra parte, no? Alex? Alex Gigio. Cioè, insomma, se il verde è il tuo alleato. Cioè, non credo che ti possano servire. Cioè, credo. Ipotizzo, ipotizzo, ipotizzo. Ma bando alle ciance, decreta le bange, nessuna attacca ragazzi, si è tutti lì lì, stretti stretti sul filo del rasoio, tutti col culo stretto, perché chi inizia la guerra probabilmente potrebbe passare in vantaggio, indubbiamente, vedi, magari vai qua e attacchi Antonino, ehm, potresti anche riuscire a prendere una parte del suo territorio, che obiettivamente comunque è un po' brullino, cioè non è che ci sia così tanto... Ma potresti inimicarti in maniera importante anche eh, Andrea che potrebbe arrivare da te e potrebbero in due quindi romperti molto le scatole. Allo stesso tempo inizieresti a spostare gli equilibri in maniera importante delle coppie che generano appunto uh, questo. Questo, questo, game, uh, questo gameplay, immaginatevi quindi che il giallo si sposti verso il verde. Quindi, ecco che Chiara e Jason potrebbero spostarsi verso il giallo. Insomma, ragazzi, un equilibrio di, di poteri. Attacchi uno, ma devi in qualche modo mollare la difesa da qualche altra parte. Ecco, mh, sono cose ehm, serie, importanti. Insomma, prima di attaccare in questa mappa, fatevi sempre due cazzo di Gotti. Ok siamo praticamente tutti all'età all dei castelli uh, Tranne Alex che è all'età feudale ma fra un pochino ci dovrebbe passare Antonino ci è passato adesso Molto bene Ok e iniziano ragazzi le prime, le prime avvisaglie di, um, di combattimenti Allora Eccola qua, la magica coppia, Triste Pancarlino, Triste Pancarlina, chiamati amichevolmente Triestini, ehm, che obiettivamente vogliono cercare di bucare un bel castello messo lì, che dice: Uè, mo, te faccio vedere io. Tutto quello che arriva qui lo falcio, ma. E siamo messi bene. Ok, sono eh, il rosso che è Jason. Si sta comportando molto bene. Sta tenendo bene le difese. Non si sta avvicinando tantissimo. Non ci sono tantissime unità attualmente ancora in gioco. Per cui bastano questi tre mangani per eh, iniziare un attimino a bloccare eh, i push espansionistici. Chiara, che succede qua? Un flash mob? Chiara, quanti sono qua? 15. E 17 Giada Ehm. Avanti. Perfetto. Grandissimo. Guardate, proprio masse di uomini che si muovono. Ecco, ragazzi, è questo che voglio vedere. Era questo che eh, sognavo. Era questo che ipotizzavo potesse succedere. Ragazzi, non sto neanche a parlare delle civiltà, delle tech di uno o dell'altro. Di eh, triste che utilizza gli I... Gli spagnoli mentre eh, Pancarlina utilizza i coreani, essenzialmente quando scorro, ok, buttate un occhietto su chi utilizza eh, chi. Quello che io voglio davvero è chi aprirà le danze, chi sarà il folle che inizierà a dire, ué, ma te faccio vedere io. Chi inizierà ad attac Attaccherà solamente 1v1 oppure ci sarà un attacco ultra coniugato come sta succedendo in questo preciso momento tra Jason e Chiara che stanno iniziando a fondere il loro potere per diventare Super Saiyan di quarto livello e soprattutto se stanno fondendo il loro potere... Questo fu... Maledizione Andrea, cavolo, hai davvero una Civ? Che fa dell'oro il suo punto chiave, ok? Ho fatto proprio l'altro giorno di nuovo eh, le civ, eh, tra cui c'erano avuto i turchi, quindi me li ricordo estremamente eh, bene, so perfettamente che sono dei eh, abili a di oro. Mi chiedo del perché nessuno, ragazzi, ancora in età dei castelli abbia iniziato ad attingere alle reliquie. Molto, 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 che so che i, le unità che stai producendo in questo caso sono estremamente, estremamente, estremamente esose di oro. Devi puntare tantissimo sulla cavalleria anche perché tu non hai le. Picca per cui cibo a manetta, anche perché poi ha gli upgrade praticamente gratuito. Tutti passano, ragazzi, all'età dei castelli, con essenzialmente il nostro amico Klimt che passa all'età imperiale. Anche qui, ragazzi, ve lo vi dicevo prima, eh, comprendo l'età imperiale è molto importante, ci sono alcune tech estremamente utili, estremamente potenti. Ma era davvero il caso? Era davvero necessario? Come se... Il verde sta utilizzando, ragazzi, la strategia che io avevo in qualche modo supposto. Cioè, utilizziamo quelle cavolo di reliquie. Lui è stato il primo. Cioè, è il primo che vedo che le sta utilizzando davvero. Vedo che eh, Antonio... Le ha rinchiuse perché dice sono importanti, ma vedo che triste, triste non le hanno ancora utilizzate. Vedo che eh, il nostro Jason non le è andate ancora a uh, pigliare. Qua stanno iniziando a fare una guerra essenzialmente di posizioni con i castelli, ragazzi. Lo capisco. Uh, molto 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 bene Ecco triste si avventura Al di fuori della, della Safe zone se così possiamo definirla Della sua safe zone per andare Ragazzi a prendersi quel briciolo Quelle poche quelle puzzolette Quelle caccole essenzialmente Di oro um, Che sono presenti un attimino All'interno di questo grande Enorme uh, Mondo um, Che praticamente non ha Quasi, quasi niente, ok? Però quelle capisco che quelle. Eh, attenzione che quelle truppette possono fare molto molta molta gol. attenzione guerriero aquila elite ragazzi sono davvero molto veloci, sono davvero molto forti e guardate di come ehm, contro questo gruppo di fanteria leggera stiano davvero dando fuoco alle polveri perché sono veloci, una volta che gli sono caduti sotto ragazzi queste truppe poi non fanno assolutissimamente niente e sono tanti, sono robusti sono ultra pompati 9 più 4 più delle difese sul corpo a corpo e, e anche sull'attacco col tiro con l'arco. Questi ragazzi, se arrivano, fanno malissimo. Sono davvero tanti, sono davvero numerosi. Vuole puntare Klimt tutta la sua strategia essenzialmente su queste importantissime truppe eh, che fanno dei Maya. Insomma, qualcosa di importante. Ehm... E che bisogna tenere sotto, sotto controllo? Sì, è molto probabile che, lo, che vorrà fare esattamente questa strategia. Le reliquie, ragazzi, in possesso adesso di Clinton sono due, quindi quelle che obiettivamente mi aspettavo che ogni player iniziasse ad avere. Questo gli permetterà di avere dei bei, ok? Un bell'introito. Guardate, un bell'introito di oro costante, ottimale una macro di 134, ragazzi ho parlato con alcuni player anche di livello più alto del mio, devo essere sincero io rancai tanto tempo fa ma poi dopo un po' mi rompo io mi diverto a fare queste guide mi diverto, mi diverto a parlare con voi ok, ma lo, lo dico sempre, c'è sempre tanto da imparare, non sono arrivato ok, arrivi a un elo 1000. Mille... oi, porca miseria, A allevi anche a un elo sopra il 1500, ma c'è sempre da imparare c'è sempre da fare c'è sempre eh, insomma da mettersi in game e mi dicono guarda è che nell'età imperiale avere anche una macro di oltre 100 uomini è cosa buona e giusta e allora io dico perfetto andiamo a vedere perché ragazzi nelle ranche da alte non si riesce quasi mai a farlo e dico ecco qui amici si stanno preparando Jason prepara la ciccia perché qualcuno probabilmente pagherà Um, care eh, obiettivamente tutte quelle truppe? Ok, i gialli stanno tartassando la povera Chiara. Mi, mi dispiace davvero tanto, però devono stare attenti: perché il giallo a sua volta è assediato internamente dai verdi. Mi dispiace davvero tanto Andrea. Eh, che mi ha mandato questo video, mi aveva anche detto: 'Mi dispiace, io questa la perdo. Obiettivamente. Eh, questa mi è sembrata quella un pochetto più interessante, ok? E Antonino, ragazzi, è stato spazzato via dalla furia, dalla potenza, dalla gestione da quei maledetti. Di Uomini aquila che fanno dei maglia, delle unità estremamente, estremamente potenti. Questo, amica Chiara, però ti permetterà di resistere perché il verde essenzialmente si è occupato della tua grandissima rottura di scatole e, e quindi eh, riuscirai a sopravvivere ancora un bel po'. Guardate clinton sulla mappa come si sta allargando come si sta espandendo um, riesce indubbiamente a prendersi punto dopo punto sempre nuovi giacimenti e, e, quindi, e quindi territorio si Se ragazzi sento bibin 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 ogni 3x2 praticamente e sono molto curioso di vedere come masse ok di um, paladini wow cacchio 3 uh, pancarlino ha fatto i paladini eh? ragazzi queste sono Truppe potenziate al massimo, al massimo del massimo, 180-14 più 1, eccolo qui il grande. Stanno arrivando, stanno arrivando. Sono grandi, sono grossi. C'era un trabucco che stava puntando verso il castello. Di ehm, triste, ma ecco qui ce ne sono tanti, troppissimi di mangani. Questi non sono mangani, ragazzi. Questi sono onagri. Sono più grossi, sono più potenti, sono grandi, enormi. Forse qui, Chiara, ragazzi avrebbe dovuto sarebbe dovuto arrivare con un bel po' di picche perché il numero ha fatto la differenza posso capire che tanti paladini che aveva triste sono stati decimati ok dallo Onagro ehm, ma comunque attraverso la loro velocità attraverso il supporto che sta portando anche Pancarlina indubbiamente Jason sta, eh, la, sta la sta rischiando davvero eh, tantissimo vediamo chiaro cosa sta combinando ragazzi essenzialmente è ancora un attimino bloccata perché adesso Klimt ha decretato che vuole la testa di Chiara e Jason. Un'altra squadra, ragazzi, che essenzialmente. Verde sta facendo tutto da solo. Sta facendo davvero, ragazzi, tutto da solo e sta obiettivamente anche. Eh, attaccando in maniera molto molto forte e lo sta facendo guardate ragazzi con le sue sole forze Alex in realtà sta cercando in qualche modo di iniziare a mh, incalzare Triste Pancarlino eh, la cosa sarebbe molto 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 fruibile io mi chiedo essenzialmente però amico mio Alex ragazzi Alex ha 133 abitanti del villaggio e solamente una decina di... ecco, adesso ha iniziato a creare, adesso ha iniziato a creare ragazzi, a 40 minuti dalla partita ha iniziato a creare le sue unità militari. Adesso anche lui scenderà in guerra. Per ora quello che sta facendo i grandi punti, per ora quello che si sta comportando meglio, per ora quello che è sgaio, dinamico, aggressivo al punto giusto è essenzialmente il nostro amico Clinton. Ma guardate la mitica combo, la mitica copia, attenzione, i tristini essenzialmente. Eh, amici eh, hanno fatto di jason o oh, per meglio dire della prima parte di jason eh, prima parte della sua città davvero terra bruciata tante unità estremamente forti jason sfortunatamente non ha più abitanti amici si è completamente totalmente spostato in uh, parte opposta che quindi adesso ragazzi lascia mh, diciamo Chiara a dire, uè Chiara, sono arrivati dalla mia parte, ma stanno arrivando da. Te. Amici, è il momento di iniziare a fare mura. Amici, è il momento che Chiara indubbiamente torni e inizi a fare una guerra più difensiva. Ehm, ma ancora una volta, la buona stella di questi due player di Jason e Chiara, ragazzi, è lì che gli dice: vi do una mano e Clement che cosa decide? Decide che il player da fare fuori è essenzialmente il terzo in classifica. Ed è Triste pancarlino. Ebbene sì ragazzi, la valutazione va fatta anche attraverso questi parametri, e cioè, triste e a 11.000 punti, quindi vuol dire che è un player molto forte, quindi vuol dire che dal punto di vista economico, dal punto di vista militare, è un player aggressivo che deve essere in qualche modo bloccato, altrimenti potrebbe essere un'enorme spina nel fianco per... Um, alcuni momenti successivi ai gameplay ed ecco quindi che il verde e il blu clint e trieste uh, triste scusate iniziano a, ad attaccare e anche quindi a suo modo um, alex dovrà iniziare a fare il suo per iniziare a dire uè trieste ci sono anch'io non dimenticarti non è un 1v1 è un 1v Due. Ora stiamo a vedere come essenzialmente Pancarlina ragazzi si vuole muovere perché sarà lei essenzialmente una chiave che gli dirà bene perfetto andiamo contro il verde bene perfetto andiamo contro ad esempio uh, Alex ok che è il nero il grigetto oppure perfetto mi occupo io di sterminare Chiara e Jason eh, essenzialmente ragazzi le possibilità tattiche sono queste, ok? E da chiedersi essenzialmente come intenda eh, ad agire. Se Triste riuscirà in qualche modo a placare la sete, la fame, la guerra, la foga di Klimt, mm, essenzialmente eh, avrà un luogo un po' più... Coperto, ma attenzione, Alex è lì e Alex, ragazzi, è arrivato, sebbene con delle unità abbastanza trascette, ok? Non ha queste... Guardate quante risorse ha Alex, ragazzi, stiamo guardando Alex, guardate quante risorse ha Alex. Ne ha tantissime, ragazzi. E forse uno dei player che adesso può fare davvero la differenza, può davvero scagazzare fuori truppe a manetta, ed essenzialmente è quello che sta facendo. Amico mio, però, se posso darti un consiglietto, porta più armi ok? Hai le risorse, hai la possibilità. Ehm, fallo per piacere, falle, devi farle prima di entrare in guerra, e soprattutto, eh, hai bisogno di qualche truppina in. Più. Ed ecco quindi che una volta che Trieste è riuscito in qualche modo a mettere margine, neanche così tanto, alla potenza del verde, eh, deve tornare assolutissimamente in base. Ed ecco che ancora Chiara e Jason, ragazzi, adesso vivono il loro momento felice e tranquillo. Ma state ben attenti perché Andrea. Um, e Antonino non si sono, cioè il giallo e l'arancione non si sono ancora arresi e sono stato rimandato essenzialmente non vogliono attirare le ire e le attenzioni dei tre player, tre best player di questa partita perché sanno che poi se loro si ingazzano non c'è trippa per gatti per cui se ne stanno buoni buonini, non attaccano, continuano ad aumentare la loro macro in maniera molto importante Diciamo, è cosa buona e giusta, vedete? Uh, Jason uh, se ne sta buono, buonino, cerca di raggruppare più oro e cibo possibile, il che gli permetterà obiettivamente di fare tante buone trash. Unit. Anche Chiara, ragazzi, dovrebbe iniziare in qualche maniera, attraverso i giapponesi, a mettere giù barriere, muri e tanto altro. Vedo che comunque Jason e Chiara si sono fusi come un unico grande elemento. Sono molto più vicini, quindi probabilmente riusciranno a, a essere, ok? A andare in attacco e in difesa molto più, molto più velocemente. Pronto? Che succede? Wow ragazzi, mi ha crashato il titolo! Bene, faccio un super mega ultra rewind verso quel momento catartico e poi torniamo subito, eh. Oh, tanto per voi passano tre secondi, e che cacchio. Ok amici, sono tornato in questo preciso momento, sperando obiettivamente che non mi crashi di nuovo perché sennò inizio a sfondare... Uh, il mio monitor, ma ciò non deve assolutamente accadere. Perfetto, mi ricordo perfettamente della scena in cui cade questo castello e di come Axel, um, dopo dei momenti di calma e tranquillità, adesso inizia ad alzare davvero tanto la voce e di come il dominio dei paladini di Pancarlino essenzialmente sta per. Crollare. E mentre nella loro giuriosa fusione Jason e Chiara continuano obiettivamente a crescere sempre di più, il verde continua a essere sempre un'enorme pigna in top. Uvulo, dove, ragazzi, guardate sopra, sta continuando a creare. Guardate, ha puntato tutto sugli uomini, Aquila! Cioè, fantastico, meraviglioso, incredibile. Ha a disposizione indubbiamente anche. Quello penso che abbia a disposizione anche un bel po' di reliquie, ragazzi. Sta continuando comunque a prendere oro molto intelligentemente. Ha ben 4 reliquie, amici, e come vedete. Ehm... 27 persone che fanno oro, eh, 60 che fanno cibo, insomma, ehm, ha ancora un'economia estremamente florida e che potrebbe ancora crescere eh, tantissimo. E di come essenzialmente, lo stiamo vedendo velocizzato, il verde è stato come una mandria di locuste, cavallette, fameliche, bastarde, ragazze, che sono arrivate e hanno fatto fuori tutto quello che potevano. Essenzialmente... Ecco qui, eh, tristi e triste, Pancarlina e Pancarlina, ragazzi, ehm, adesso dovranno proprio fondersi anche loro in un super ultra mega essere. Vedete di come essenzialmente stiamo cercando di. Proteggere i gli ultimi centri città uh, del blu, di come uh, la fanteria di uh, Pancarlina uh, sia, uh, si sia evoluta in maniera uh, molto importante uh, e di come siano riusciti a tenere un freno a quest'orda dilagante di Verdi, riusciranno a tenere un freno anche all'orda di Verdi e Neri. Ragazzi, ha ah, tutto da dire. Forse è perché il verde, ragazzi, ha mollato la presa da una parte e adesso sta raggruppando tutte le sue forze per andare da tutt'altra. Ragazzi, non vorrei. Ma il giallo e l'arancione, Antonio e Andrea probabilmente stanno per essere azzannati in maniera importante da questo player. Ragazzi, è solamente una questione del al mio via scatinate l'inferno? Al mio via, probabilmente. Scusate, li avevo visti lì, ok? Li avevo visti qua? Ho detto: Boh, vorranno andare eh, in alto, ok? Eh, su, mm, in modo tale da fucilare il giallo e l'arancione. Mm, no, ragazzi, assolutissimamente no. Le reliquie, intanto, sono diventate 5 per il nostro player. Secondo me hanno fatto quella, ragazzi. Que quella, la, la vera e grossa, importante differenza. L'arciere piumato elite, ragazzi, questa è davvero una grande, una grande truppa estremamente forte, estremamente mobile, che mi è piaciuta tanto. Guardate però di come il, il Nero no? fosse stato lasciato un attimino solo e di come la fusion tra Triste e Pancarlino e Pancarlino indubbiamente abbia portato i suoi enormi. Uh, effetti, detto in parole povere ragazzi, quel popò di roba che aveva il um, Alex. Essenzialmente è stata tutta fracassata. Ed ecco che iniziamo quel bel lavoro di micro. Entriamo, usciamo, entriamo, usciamo, colpiamo. Insomma, vediamo che Pancarlina, ragazzi, è stata davvero come avevo ipotizzato, la svolta decisiva della resistenza della nascita. Um, uh, di. di, di della perseveranza di, di questa coppia uh, triestina, sì, amici. E ha davvero dato una mano al blu a tenere posizione, e ha davvero. Um... Fatto quello che doveva fare, e cioè ammazzare truppe e, e fargli sentire la presenza a Clint, che c'è anche lei in questo, in questo game. Ora la mia attenzione, ragazzi, si sposterebbe almeno così, come, eh, diciamo, regista generale di questa partita, quindi come vostro commentatore di come vostro traghettatore in questa bellissima avventura. Mm. Vorrei vedere che cosa riesce a combinare con i britanni Alex, ragazzi. Alex ha i britanni, sono una civiltà ultra potente, ultra incredibile, con un raggio d'azione attraverso le loro frecce, davvero oh, potentissimo, ok? Um... Ma sta subendo troppo. Secondo me, per tutte le risorse che ha a disposizione, tutto quanto, sta subendo un po' troppino. Guardate, Clint, che maledetto austrungarico, non è? Ok, permettetemi un attimino questo modo colorato di esprimermi. Perché? Che cosa ha fatto, ragazzi? Ah, il blu è da quella parte, il blu rompe le scatole. Aspetta, sei tu stata pancarlina a dargli una mano? Bene, mo' ci penso io e vengo io a dire la mia direttamente in casa tua. Perché triste, ragazzi, e particolarmente... Eh... Sfiaccato, ok, da questa enorme guerra. L'unica che tiene botta, essenzialmente, è la sua compagna. E una volta buttata giù la sua compagna, amici e tante care cose, eh, non, non ci sarà tripapè per gatti. Mentre Chiara e Jason riprendono le forze, rialzano la testa e dicono. Aspettate, ci sono due player come Andrea e Antonino che devono essere buttati giù. Aspetta, mo' ci pensiamo anche noi, ragazzi. Vedete come il baricentro di Klimt si è un attimino spostato su altre zone, altri momenti, altri, um, altre visioni. Essenzialmente, Chiara e Gesù non hanno perso tempo e anche loro si sono buttati. All'interno di questa ferocissima battaglia loro la stanno combattendo essenzialmente, però nel lato opposto della mappa, fin quando non interverrà Klimt, Alex oppure Pangarlina, essenzialmente tra Jason, Chiara, Andrea e Antonino, essenzialmente si tratta di uno sconto molto, 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 molto alla pari. Vediamo cosa vuole fare. Indubbiamente, Jason è sempre stato un, un bravo player. Un, uno che sì, insomma. Si è mai lasciato demoralizzare. L'ho visto una Royal Rumble dove sette player praticamente gli si sono piombati contro e ha comunque resistito. Ha cercato di fare quello che poteva. Ora, ragazzi, quell'esperienza che l'ha temprato essenzialmente sarà per lui molto, 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 molto utile. Vedete di come il verde, ok, si è accanito su, sul viola, su Pancarlina e questo mi piace anche del verde nell'analisi di quello che dovevo fare, chi dovevo attaccare, chi aveva la priorità, essenzialmente le ha imbroccate tutte. Il, il suo compagno Alex, sebbene sia un pochino più lento, ok, nell'attaccare. Um, perché indubbiamente ci ha messo di più ad attaccare rispetto al suo compagno. Um, alla fine, quando è iniziato a prendere il ritmo, vedete, ha ah, l'economia, tutto butta fuori un botto e mezzo di persone. Andiamo a vedere un attimino l'economia di Alex, ragazzi, vedete, molto forte, molto. Um solida consolidata una volta che ha avuto le sue truppe ne ha tante ehm, inizia, ha iniziato a prendersela con il player che aveva vicino quindi essenzialmente pancarlino pancarlino che ragazzi può anche spostarsi può anche andare a destra e a sinistra ma essenzialmente se è il verde e, 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 e il neretto il grigio iniziassero davvero a buttare giù le ultime sacche di resistenza che sono essenzialmente questi tre Castelli, quattro castelli che mancano essenzialmente, poi non ci sarebbe più nulla da fare. Dominerebbero rispetto a Jason, Chiara, Andrea e Antonio del doppio, del doppio perché eh, Antonino è a 6, il doppio è a 12 e Alex è a 16. Ok? Concentriamoci adesso un attimino su questa parte dove ragazzi sono tutti cischiati, ninini, ninini, e dove il rosso obiettivamente ragazzi adesso ha voglia di sangue, vuole obiettivamente la sua vendetta e la sta ottenendo con delle buone truppe, la sta ottenendo con i trabucchi, sta iniziando a buttare giù il giallo, il nostro Andrea, che obiettivamente ragazzi si è ristabilito, è riuscito a ricreare un po' il tutto. Mm... Ma ancora una volta, vedete, forse ci voleva una mano un po' più importante per, uh, da parte dell'arancione, ok? L'arancione non è attaccato dal verde, ok? Quindi ehm, cercare di uh, dare una mano in questo preciso momento um, al suo compagno sarebbe stata cosa, secondo me, buona e giusta, in realtà di truppe dell'arancia, vedete lì fermo, bloccato, non va avanti. Um, insomma, amici, anche in questi casi, vi, vi voglio dare un: diciamo, un piccolo tips essere il vostro motivatore, non abbandonate mai il vostro uh, compagno di uh, squadra. Anch'io ho fatto dei fight in cui io avevo 20.000 di punti, e il mio compagno di squadra ne aveva 9.000. Ok, e sta, guardate lì che è venuto fuori Pancarlino che va a giocare attualmente in live. Un salutissimo. Esattamente, non perdetevi di... Di, 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 di brio ok continuate a crescere seguite l'andamento state vicino al player che è più forte ok voi siete più lenti dovete velocizzare, ragazzi nulla a dire, dovete velocizzarvi se sta venendo attaccato utilizzate tutte le vostre difese tutte le vostre unità per appunto dare una mano al vostro alleato il verde appunto adesso amici se la, se la sta ma porca miseria quanto la vuoi gli uh, vuoi far male alla piccola pancarlina ragazzi ormai di pancarlina non c'è nulla ormai non c'è nulla ormai è tutto finito ormai per uh, pancarlina e pancarlina mi dispiace credo ipotizzo che sia tutto bello che okay. è finito i punti che dovevano fare li hanno fatti adesso manca essenzialmente la parte del Manca l'altra parte di Jason e Chiara, in più in particolare, forse credo Jason perché ha rialzato in maniera importante eh, la cresta. E di come guardate, è andato dritto e diretto. Vuole far fuori sto cavolosissimo di Andrea. Deve farlo fuori, deve iniziare a prendere più territorio. È troppo schiacciato. Deve... Eccolo qua. Antonino dice: Ciao! Uh, tante care cose, Andrea. Probabilmente adesso, fra qualche secondo, amici ci dirà ciao a, um, anche, eh, anche lui. Ora um, è da chiedersi e da domandarsi semplicemente quando il verde uh, punterà la sua attenzione verso appunto uh, Chiara e Jason. Attualmente, Pancarlina è, è giù a un centro città. Ce ne ha uno, è finita. Eh, amici, non c'è più niente, non ci sono più sue costruzioni. Le case stanno andando giù, le risorse stanno iniziando uh, a non esserci praticamente per nessuno, ok? Tutto l'oro è andato. Tutta la pietra è andata, tutto quello che si poteva prendere è andato, mancano gli ultimi sacchi di resistenza con un 3, 4 centri città. GG anche per Andrea, grazie Andrea di aver partecipato. Grazie anche e soprattutto di avermi dato la possibilità di commentare questo tuo fight. Devo essere sincero. È stato, è stato davvero molto interessante. Te la sei battuta fino all'ultimo, però è da dire, qua c'erano altri Big Shark in questa vasca, ok? C'erano altri player molto più potenti. Era una mappa complicata da gestire. Se non si era estremamente forti, non si aveva preso tanto territorio o comunque non si riusciva ad andare molto forte a braccetto in coop dei Temporale Povere con il tuo compagno. Qual soccombere, ok? Era solamente questione di tempo. Mi dispiace che la prima squadra, ragazzi, sia stata la loro. Ma essenzialmente dobbiamo concentrarci anche su uh, le cose belle, i player, ragazzi, che adesso stanno cercando di fare la storia e stanno obiettivamente cercando di portarsi a casa una bella vittoria. Mi dispiace, i prossimi ragazzi, anche se non gliel'avrei mai data, avrei dato un secondo un terzo posto a loro, ok? Per come si sono mossi, per Uh, l'entusiasmo, il modo in cui si sono un attimino coordinati sono indubbiamente pancarlina e pancarlina sono dei player molto forti che lavorano molto bene insieme um, tutto quanto uh, indubbiamente Klimt vincerà questo incredibile fight vincerà anche uh, la partita uh, sono solo curioso ragazzi di sapere adesso di come eh, Jason e Chiara vorranno affrontare questi due player che indubbiamente sono molto forti. Ecco Adele perché secondo me in questo preciso momento la, la riunione, il ricongiungimento, il fatto di andiamo tutti insieme e attacchiamo subito queste parti che sono praticamente sguarnite con un bel po' di trabucchi con appunto le nostre truppe potrebbe essere la strategia la strategia giusta come anche indubbiamente ragazzi prendersi le reliquie portarsi a casa le reliquie portarsi a casa oro in continuazione non solo attraverso il commercio sarebbe secondo me eh, un'altra diciamo quello che gli permetterebbe di resistere ancora un pochino eh, un pochino di più Vediamo quando essenzialmente triste eh, Pancarlina e Pancarlina decidono di dare il loro incredibile GG. Vediamo, 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 vediamo cosa vogliono fare, come se la vogliono comportare. Essenzialmente i verdi ragazzi sono arrivati con i trabucchi, hanno praticamente strangolato, portato al loro minimo, comune multiplo, ehm, la coppia di Trieste ed essenzialmente se la stanno cavando molto molto bene, è solo questione di qualche piccolo secondo. Vediamo chi darà prima il GG oppure danno GG in, um, insieme e dicono ciao, tante care cose. Indubbiamente però adesso il verde, ragazzi, sarà un attimino più concentrato prima su Chiara e poi su Jason, dato che Chiara è quella che racchiude, copre, protegge il suo compagno di squadra. Va bene, ce la stiamo cavando molto bene, stiamo continuando ad avanzare e le truppe stanno continuando ad aumentare. Uh, Chiara, ragazzi, sa che dovrà affrontare i Verdi. Eh, niente, si è preparata. Non capisco del perché non vogliono dare quel il loro GG, ragazzi. Um, non lo so comunque sia come eh, usciti in eh, quinta sesta posizione, pancarlino e pancarlina. Vediamo adesso, ragazzi, c'è il momento del, della grande ressa. Il momento in cui le squadre si affrontano la prima eh, skirmish. Um, un momento in cui indubbiamente Chiara vince per via delle sue truppe molto più numerose. Saranno più numerose, ragazzi, ma il verde è più veloce, attacca da più parti, è più aggressivo, ha più reliquie, ok? Indubbiamente quindi il verde ha a disposizione una pletora più ampia di possibilità d'attacco ed ecco quindi che vi dicevo vedete il verde era già più propenso ok già all'incirca due minuti fa ad attaccare il uh, chiara ok eh, ecco perché dico che Alex ok um, Dovrebbe cercare di, 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 di stare dietro molto di più al suo, al, suo compagno, al suo compagno di squadra, ok? Perché questo avrebbe permesso, ad esempio, di poter portare l'attacco di tutti quegli uomini a qui e più i suoi, tutti insieme appassionatamente, in un unico punto. Chiara, essenzialmente, non avrebbe potuto fare nulla e, soprattutto, anche adesso con tutte le tech che hanno a disposizione, è impossibile che ad Alex sia sfuggito che il rosso stia attaccando il suo compagno da un'altra parte con tanti trabucchi quindi anche qui portare abitanti del villaggio portare alloggiamenti fattorie tiri con l'arco più vicino al fronte è cosa giusta e la cosa giusta da fare non è concentrarsi su sta roba ok non è questo dovete ecco niente ragazzi mi sa che è crashato di nuovo dovete appunto pushare spingere verso un'altra direzione Ok, per voi è passata una frazione di secondo, per me ragazzi sono passate un, po un, pochi un pochino di più. Riprendiamo all'incirca meno quasi del minutaggio in cui ci siamo lasciati e speriamo questa volta che non ci sia il quarto crash di questo cavolosissimo di titolo che obiettivamente ragazzi quando arriva ad un certo livello poi BOOM! Esplode, nonostante sotto abbia un PC abbastanza importante. E continuiamo un attimino ad emozionarci. Uh, All'interno di questa meravigliosa partita che ha visto davvero tire, scendi, colpi, gira, spari, bombe, distruzione ambientali, gente che rientra, gente che esce, i, i due nostri amici. Tri Ma triste pancarlino è ancora qui. Sta tranquillo, sta nel suo, non fa niente, continua a prendere quelle poche risorse, ragazzi. Che gli servono, essenzialmente va, 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 va bene così. Va bene, va bene, va bene così. Um, piuttosto che venga eliminato e distrutto da tutto e da tutti, uh, va bene, va, va benissimo così. Quello che mi chiedo io è perché la pancarlina essenzialmente. Pancarlina? Io non, non so dove sia, cioè non la vedo, non, non la vedo più. Ok? Ma forse il grigino, ragazzi, adesso vuole iniziare a fare le cose fatte bene. Vuole iniziare dopo obiettivamente aver dato una mano importante al suo compagno di squadra, sebbene con un bel po' di uh, attesa. Ok? Adesso davvero la situazione eh, si sia ampiamente, eh, in qualche modo, uh, anche per lui, possiamo dire ambientata. Ok? I rossi, Jason aveva attaccato i verdi con grande foga e energia, appunto era il momento giusto ragazzi per colpirlo, forse un pochettino prima erano da colpire, eh, se posso permettermi, ma essenzialmente era giusto poi andare a colpire i verdi ehm... lasciando quindi chiara do doversela vedere con quella forza economica importante di Alex, che sebbene un po' più lento ragazzi ha a disposizione delle truppe. Uh, forti, importanti. Molto bene, ragazzi. Vedo che prima avevo detto, me lo ricordo ancora, avevo detto: eh, bisogna portare un po' di eh, un po' di strutture, un po' più avanti, perché indubbiamente, eh, se no, fanno troppa strada per arrivare in quel determinato punto. Ed effettivamente, guardate qua e via giù via giù di grandi grandissime e velocissime costruzioni il, nostra, il nostro Alex pu, ha puntato tantissimo sui trebucchi, ha puntato tantissimo sulla fanteria leggera elite che è un po' la, tre, la sua trash unit e obiettivamente ha puntato anche sulla fanteria scelta sono curioso un attimino di sapere se essenzialmente si era portato a casa il nostro amico delle reliquie ok? Molto probabilmente sì amici, se le se le è proprio portate a casa, perché se no non si spiega come riuscire. Appunto, due reliquie. Se lei è portata a casa, perché se no non si spiegherebbe come avrebbe potuto e come fa ad avere tutta questa economia. 18.000 di cibo: Cioè lui potrebbe da solo ricoprire tutta la mappa di, di Trash unit. La povera Chiara, sebbene fosse stata una delle ultime a essere attaccato, sebbene abbia avuto tempo per prepararsi, indubbiamente cosa può fare con? Ben 8 trabucchi che gli sparano contro, cosa può fare? Niente, Jason ha fallito. Se così possiamo definire. Jason ha fallito, se così possiamo definire, il suo attacco verso il verde. Il verde che obiettivamente ha detto... Eh, che fai, Ciccio? Ma attacchi? E mo te faccio sentire io la presenza. Ed effettivamente, guardate, continua a vomitare un quantitativo di truppe che è imbarazzantissimo. Ehm, Chiara, sposta tutte le sue truppe verso l'angolo. Potrebbe esserci una vera e propria mattanza, ragazzi. Una vera e propria mattanza. E intanto questi uomini aquila per il nostro clima... Sono stati davvero la manna, hanno davvero regnato, hanno davvero fatto capire di come queste truppe, di come i Maya siano una civiltà estremamente overpower, di come eh, solo lui, ragazzi, sopra anche il suo compagno, è riuscito a fare il doppio del punteggio: 50.000 punti, ha fatto fuori un botto e mezzo di unità, ma andremo dopo a vederlo tutti insieme appassionatamente nelle statistiche. Chiara, giù, il suo ultimo castello. Se non erro, sì, perfetto. Di centro città, per Chiara non ne vedo più, non ce n'è più nessuno, c'è solamente Jason. Che triste pancarlino e pancarlina, ragazzi, non abbiano voluto dare il GG. Per Accaparrarsi, se così possiamo dire, una, un secondo, un terzo posto. No, scusate, un terzo e un quarto posto figurato, ok? Perché indubbiamente sono morti come, ehm, come coppia, ok? Come, come giocatori in questo gameplay, non li vedremo mai più, no? Ma forse hanno detto, boh, teniamo, eh, teniamo duro ancora un po', non ci hanno ancora visto, non diamo il GG, aspettiamo che ci siano i GG prima di Jason e poi di Chiara, ragazzi, insomma... Mh, Pot potrebbero anche pensarla così Eh, furbette questi vi tengo d'occhio, ragazzi tutte quante Dopodiché che dire ragazzi, guardate gli uomini aquila, veloci, rampanti, aggressivi, eh, insieme ai loro arieti d'assedio vanno tranquilli, dopodiché ci sono dei trabucchi, i trabucchi si occupano obiettivamente di far fuori quelle maledette costruzioni che sono un po' più, come posso dire, rompiscato, che sono i centri città e i castelli, una volta fatto questo ragazzi non c'è nulla che Tenga nulla che possa resistere. Non so come siamo messi economicamente, amici. Mancano 50 anni al termine della partita. Ragazzi, guardate qua in alto, ok. C'era un limite. In base a questo limite, poi, obiettivamente, definire eh, chi aveva vinto mi sembra anche giusto, perché se no, ragazzi, la partita sarebbe durata molto, molto di più. Ma ribadisco, era una mappa difficile. Era una mappa aperta, era una mappa priva di importanti risorse era una mappa che non ti permetteva una chiusura importante per cui va bene, un'ora e mezza di partita 50 anni ma il campione era chiaro un unico vero grande sovrano in questa orgia di 8 giocatori un bravissimo player ragazzi un bellissimo like lasciateglielo per piacere a Klimt Klimt se ci sei e mi segui su questo video per piacere sappi che ti Stimo, zio, come obiettivamente ho stimato ogni singolo player. Ringrazio Andrea che mi ha inviato questo file. Ringrazio tutti quanti che si divertono a vedere uh, tutti i miei podcast. Ringrazio davvero tutti quelli che fino adesso ragazzi non so quanto riuscirò a fare di questa partita sono riusciti a sopportare la mia voce e la mia stupidaggine ringrazio indubbiamente ogni singolo giocatore di Age che sta guardando questo video guardate è bello è sempre eh, dinamico le emozioni sono sempre uniche quando vedi una bella partita buttatevi anche voi e ragazzi quando avete la possibilità inviatemi il link e obiettivamente sarò ben che felice di castare e fare due commenti scherzosi sulla vostra partita. 11 anni al finale del gioco, 10 anni al finale del gioco, 10, 9 e, e poco altro, ok, ok, ok. Nessuno vuole dare il GG, Chiara non dà il GG? Si sarà niente, uh, staranno, staranno cercando ragazzi uh, qualsiasi... Cosa per evitare di dare il GG, ok? Voglio resistere, voglio resistere. Voglio resistere fino alla fine Due, 2. Uno... Tante care cose, amici. Buon anno. Voilà, voilà, un complimentone a tutti. Un complimentone a tutti. Guardiamo un attimino le, le statistiche, ragazzi, perché saranno davvero da. A strabuzzare gli occhi, dove vedremo 1962 truppe uccise per Climt. Davvero molto molto bene. Gli altri, subito sotto, c'è uh, Pancarlina e Pancarlina e Alex, che le ha dato una mano. Chiara, un bellissimo numero. Jason, un bellissimo numero. Mi dispiace essenzialmente per Andrea e Antonino. Forza, ragazzi! La prossima volta andrà sicuramente bene. Un'ora e mezza di partita, davvero incognabili, davvero molto forti. Guardate dal punto di vista economico: uh, Mappe esplorata: 100%. Vabbè, poco, poco male. E, um, società: 17 castelli costruiti. 8. Reliquia 9683 di oro. Ecco perché, ragazzi, secondo me era molto importante le reliquie in questo gameplay. Ok, gli hanno dato davvero un boost enorme a questo play. Gli ha permesso di scagazzare uomini e aquila come se piovesse il martedì. Ok, è appunto indubbiamente. Guardate la striscia verde, un'onda anomala che travolge tutto quello che obiettivamente trova davanti a sé, il eh, giallo eh, praticamente sovverchiato, eh, la nostra piccola chiara con oh, dei momenti crescenti e decrescenti, poi un momento abbastanza cupo in questo preciso momento che dici no, sta per morire, ma ecco che rialza la testa e poi la, la, subito arriva il verde a fargliela chiudere, mi dispiace anche per Triste che indubbiamente parte da... Bene, e poi obiettivamente Klimt era un player troppo forte. Ok, in quel preciso momento non avrebbe potuto fare. Molto altro. Tutti gli altri ragazzi meravigliosi, meravigliosi, meravigliosi. Vi ringrazio dal primo all'ultimo. Vi ringrazio chi metterà like. Ringrazio tutti voi amici di Edge. Ringrazio che vi siete iscritti. Ringrazio a tutti quelli che vorranno mandarmi il loro video. Un bacione e Edge of Empires ragazzi, sempre nei nostri cuori. Grazie mille player di tutto il mondo. Al prossimo video. Ciao.